Buongiorno e benvenuti al primo appuntamento con il riepilogo delle notizie della settimana. Regionali, Calabria si vota il 23 novembre. In Calabria si voterà il 23 novembre per le elezioni regionali. La data è stata fissata dal presidente facente funzioni della regione Antonella Stasi. La convocazione delle elezioni regionali si è resa necessaria dopo le dimissioni del presidente della giunta Giuseppe Scopelliti nel 2010, presentate il 29 aprile scorso. Scopelliti si era dimesso a seguito della condanna a 6 anni di reclusione per abuso e falso nella qualità di sindaco di Reggio Calabria. Calabria, caos sanità. La Giunta nomina i nuovi commissari. Nonostante il veto imposto dal Ministero della Salute, la Giunta calabrese ha deciso di nominare i commissari delle aziende sanitarie. L'esecutivo ha nominato i commissari per le seguenti aziende sanitarie provinciali e aziende ospedaliere. All'ASP di Catanzaro Giovanni Paladino, all'ASP di Reggio Calabria Franco Sarica, all'ASP di Crotone Elga Rizzo. All'azienda ospedaliera di Cosenza Filomena Panno. Vincenzo Sidari è stato designato presso l'azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio. Mario Catalano presso l'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro. La Giunta ha inoltre preso atto delle dimissioni di Alessandro Moretti dall'ASP di Cosenza. Una scelta obbligata, la nomina dei commissari, ha dichiarato la stessa Presidente Antonella Stasi. Non potevamo lasciare ASP e AO senza guida. La nuova giunta potrà così nominare i nuovi direttori generali. Proseguiamo con la cronaca. Denunciati i genitori di 88 ragazzi d'età compresa tra i 6 e i 15 anni per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione. Senza giustificato motivo non avrebbero avviato alle lezioni o avrebbero consentito ai loro figli di assentarsi nelle stesse per un periodo superiore al 25% delle giornate, circa 50 giorni su 200 previsti. E l'accusa rivolta nei confronti di 165 persone denunciate per inosservanza dell'obbligo di istruzione nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri di Locri, che hanno svolto un monitoraggio in tutte le scuole di 42 comuni, ricadenti nel territorio sotto la loro giurisdizione. I denunciati sono i genitori di 88 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni e età sottoposta appunto ad obbligo scolastico. L'attività di controllo svolta dai militari delle compagnie di Roccella Ionica, Locri e Bianco ha riguardato l'anno scolastico 2012-2013 e 2013-2014. Diverse inoltre le motivazioni che spesso sono aggravate da condizioni socio-economiche difficili in cui i minori, insomma, svolgendo saltuari lavori, rappresenterebbero delle risorse per la famiglia, anche ad esempio nella mera gestione quotidiana di mansioni di controllo sui fratelli più piccoli. Tra i comuni maggiormente interessati dal fenomeno nell'anno 2012-2013 spiccano Stilo, Riace, Caulonia, Bianco, San Luca, Brancaleone, Antonimina, Careri, Locri e Siderno. Mentre la seconda tornata di controlli, il maggior numero di violazioni sono state verificate a Platì, Natile Nuovo, Ardore, Cimina Siderno, Caulonia e la sua frazione marina, Grotteria, Gioiosa, Stignano, Marina di Gioiosa Ionica e Monasterace, nonché a Locri e a Roccella. Proseguiamo, 'ndrangheta a Giaveno, 13 condanne nel processo Esilio. Si è concluso con 13 condanne, 5 patteggiamenti e una assoluzione il processo Esilio, che ha visto appunto salire sul banco degli imputati presunti appartenenti ad una cosca dell''Ndrangheta a Giaveno, in provincia di Torino. Il giudice dell'udienza preliminare, Alessandra Danieli, ha accolto le tesi dei pubblici ministeri Roberto Sparagna e Stefano Castelli. La pena più alta è stata inflitta a Giuseppe Mirabella, detto appunto il nonno. Il giudice ha disposto inoltre la confisca dei beni delle persone condannate. Droga dalla Bolivia, arrestate 7 persone. I carabinieri di Reggio Calabria stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 7 soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In particolare, gli indagati avrebbero importato droga dalla Bolivia. Militari perciò sono impegnati nelle aree di Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, Caulonia Marina, Placanica, Vigevano, Torino e Cesena. In corso anche 15 persecuzioni domiciliari. L'operazione è stata condotta con il supporto del gruppo operativo Calabria e dei cacciatori di Calabria di Vibo Valentia.
di unità cinofile, di comandi di arma territoriale competenti, nonché di un elicottero dell'ottavo elinucleo di Vibo Valentia. L'indagine avviata nel 2012, denominata Ulivo 99, ha permesso di documentare l'esistenza di un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti operanti a livello internazionale lungo l'asse Bolivia-Olanda-Romania-Santhià e Gioiosa Ionica. Sono stati sequestrati in due distinte occasioni quasi 400 kg di cocaina nascosti, rispettivamente nell'interno di asti di parquet, presso il porto di Paraguay e dentro dei profili metallici, presso lo scalo portuale di Rotterdam in Olanda, in entrambi i casi trasportati dentro appositi container. Reggio Calabria, Vueling atterrerà al Tito Minniti. È atterrato giovedì 18 settembre alle 18:10 all'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, il primo aereo della compagnia Vueling. Il volo proveniente da Roma Fiumicino sarà operato con Airbus A320. Si tratta infatti di una tratta quotidiana operativa in tutta la stagione invernale, con un'offerta totale della compagnia di oltre 64.000 posti. L'accordo con Vueling fa parte appunto di un bando della Regione Calabria che prevedeva investimenti per circa 18 milioni di euro finalizzati ad attrarre compagnie aeree e a potenziare l'offerta degli aeroporti calabresi. Nuovo collegamento aereo Reggio Calabria-Roma-Fiumicino, dichiarazione del presidente della provincia Giuseppe Raffa. I vertici della compagnia aerea iberica Vueling, nei contatti avuti con il management della SOGAS, hanno manifestato interesse per l'aeroporto dello Stretto, apprezzando le grandi potenzialità dello scalo stesso. Non è certo un caso se il vettore aereo iberico, uno dei primi low cost in Europa, abbia aderito al bando regionale che, nella fase di start-up, mi auguro possa agevolare la stabilizzazione di altre compagnie aeree. E su questo fronte ci sentiamo fortemente impegnati, d'intesa con la SOGAS. Non vorremmo però che anche Vueling diventasse una sorta di araba fenice, come appunto nel caso della compagnia Livingston, che dopo essersi aggiudicata una tratta onerosa non ha mai volato da e per Reggio Calabria e come volotea che ha lasciato gli scali calabresi, dunque anche Reggio, a causa della mancata erogazione dei contributi promessi. In ogni caso, il collegamento con Roma-Fiumicino rappresenta una nuova occasione per incrementare i rapporti tra città metropolitana, la capitale e appunto tutto il resto del paese. Servizio workshop territoriale, da domani a Brancaleone al via la seconda edizione del workshop territoriale valorizzazione e sviluppo delle risorse nell'area grecanica e locridea, realizzato appunto dal Proloco di Brancaleone con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, della provincia di Reggio appunto e dei comuni di Brancaleone e Staiti. A San Lorenzo Marina è emergenza Eternit. Dopo diverse segnalazioni riguardo la grave situazione di degrado della ex fabbrica di pipe abbandonata, ci siamo recati sul posto con le nostre telecamere per appurare il reale stato dei fatti. Servizio di Silvio Cacciatore. Emergenza Eternit a San Lorenzo Marina. Sono diverse le segnalazioni ricevute dai cittadini larenziani riguardo questa vecchia fabbrica di pipe e mattoni che vedete nelle immagini. Nulla di strano, considerando i diversi complessi ex industriali abbandonati in tutto il territorio del Sud Italia, se non fosse che sono coperti da centinaia di metri quadrati di Eternit che potrebbero essere letali per l'intera popolazione. Ma procediamo con ordine. L'Eternit è un marchio di fibrocemento a base amianto, non più in commercio dal 1994, nonché il nome della ditta che lo produceva. Nel 1933 fecero la loro comparsa nel mercato le lastre ondulate, usate per tetti e capannoni. Questo materiale venne impiegato anche in scuole, ospedali, palestre, cinema, oltre che in tutti i settori industriali, anche a San Lorenzo Marina, che nel 1949 vide nascere la più grande fabbrica di pipe in Calabria, tra le più importanti di tutto il meridione. Dall'archivio degli eredi dell'allora proprietario, infatti, scopriamo che nel momento di massimo splendore la fabbrica arrivò ad occupare ben 150 addetti. Già nei primi anni 60 era noto in tutto il mondo che la polvere di amianto generata dall'usura dei tetti provocasse una grave forma di cancro
il mesotelioma pleurico, oltre che asbestosi, malattia polmonare cronica dovuta all'inalazione di fibre di amianto. Nonostante questo, si continua a produrre oggetti in Eternit fino al 1986 e solo dal 1992 è vietata in Italia l'estrazione, l'importazione, esportazione, la commercializzazione e la produzione di questo materiale. Per legge, lo smantellamento di tetti o altri manufatti che contengono amianto è obbligatorio solo se si trovano in uno stato di degrado tale da poter formare delle particelle che possano essere inalate e quindi possano essere letali, ed è il caso della fabbrica di pipe di San Lorenzo Marina. Qui infatti ci troviamo di fronte ad una emergenza gravissima, con centinaia di metri quadrati di Eternit prossimi alla disintegrazione ed in via costante di deterioramento, con molte lastre già spezzate e quindi pericolose. Soprattutto per i cittadini di San Lorenzo Marina, esposti letteralmente a tiro di vento a questo scempio del tempo. Cani abbandonati ed incuria generale, la strada per il cimitero vecchio si sta trasformando letteralmente in una piccola discarica a cielo aperto, nel totale disinteresse delle istituzioni. Vediamo il servizio. La salita del vecchio cimitero di Melito Portosalvo è costellata di scatolette in alluminio e vaschette alimentari. Colpa, si fa per dire, della presenza di tre cani randagi che da mesi praticamente risiedono in tutta quest'area. Una vera e propria famiglia costituita dalla madre e dai due cuccioli che, una volta partoriti, sono rimasti in sua compagnia ed insieme vivono sul ciglio della strada. Ma il problema non sono i cani, assolutamente docili ed anzi fin troppo spaventati dalle nostre telecamere, tanto da rifugiarsi sotto il guardrail, bensì sia la condizione igienico-sanitaria creata dalla benemerenza di coloro che li nutrono lasciando sul ciglio della strada le scatolette di cibo per cani, sia quella degli stessi animali, pieni di zecche ed esposti a possibili malattie date dal randagismo. È dovere della legge e della comunità assicurarsi che questi cani possano vivere un'esistenza dignitosa, con l'amore di una famiglia magari che li possa accogliere e le attenzioni di un padrone. È un dovere dell'amministrazione comunale vigente, rappresentata dalla commissione straordinaria, bonificare l'area interessata da questi rifiuti sparsi in giro per la strada. Secondo la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 1345 dell'11 ottobre 2008, spetta ai comuni il risanamento dei canili comunali già esistenti, ovvero la costruzione di rifugi per cani, ovvero ancora la convenzione con strutture già esistenti nel rispetto delle regole igienico-sanitarie, con conseguente controllo sanitario da parte dei servizi veterinari e delle unità sanitarie locali. Trasporto pubblico, chiudono 11 stazioni sulla fascia ionica. La notizia della cancellazione di alcune stazioni lungo la tratta di Reggio Calabria Taranto arriva appunto come una doccia fredda per i cittadini calabresi. Ardore, Bova Marina, Capospartimento, Caulonia, Ferruzzano, San Lorenzo, Gioiosa Ionica, Riace, Squillace e Isola Capo Rizzuto. Roseto, Capo Spulico diventeranno semplici fermate con un solo binario. Ancora una volta in Calabria va in scena il teatro dell'assurdo. In un territorio come quello calabrese, dove i trasporti su rotaie sono carenti, secondo Reti Ferroviarie Italiane non c'è alternativa e quindi si chiuderebbe tutto. Sembrerebbe uno scherzo, invece questa è la dura realtà che i calabresi sono costretti ad accettare. Non c'è bisogno di essere esperti nel settore, né ci vuole un mago per capire che con la chiusura delle stazioni si penalizza sempre di più il trasporto locale e con esso ogni prospettiva per il territorio. I tempi di percorrenza dei treni aumenteranno, poiché ci saranno fermate ovviamente più lunghe nelle stazioni in cui c'è il doppio binario. Una situazione farsesca, che si pensa poi che in una delle stazioni ferroviarie che verrà cancellata, quella appunto di Gioiosa, è stata da poco ammodernata. Ma è così che i dirigenti di RFI e Trenitalia svolgono il loro lavoro e l'assessore regionale ai trasporti non ha niente da dire in merito. Dietro queste scelte appare evidente la considerazione strategica di questi territori già sofferenti. Aiutarli pietosamente a morire, risparmiando sul funerale ed evitandogli una lunga agonia. Smantellare i servizi proprio dove la rete ferroviaria andrebbe potenziata e dove maggiori sono i ritardi nei comparto trasportatori è un crimine e dimostra l'incapacità dei piani alti di gestire i problemi del territorio calabrese, al quale si negano
si negano ricco in dubbie potenzialità e che, senza un adeguato piano programmatico, non riuscirà mai a decollare. Appoggiamo pertanto le proteste di tutti coloro che hanno alzato la voce e si sono ribellati a queste illogiche e assurde scelte, il cui risultato è solo quello di affossare definitivamente la Calabria. Noi del Movimento 5 Stelle non permetteremo che questo piano venga portato a termine nella complicità di istituzioni sorde e cieche. Non è ancora troppo tardi per invertire la rotta e per dare un futuro a questa regione. I calabresi se lo meritano. Concludiamo con lo sport. Lega Pro, Lecce, Regina, Miccoli stende gli Amaranto e il Lecce vola. Nonostante gli anni e qualche chilo in più, Fabrizio Miccoli non perde il suo talento e continua a fare quello per cui è nato, giocare bene a calcio e segnare. Un gol del numero 10 giallorosso e uno del suo compagno Papini hanno steso una regina nell'anticipo di quarta giornata del girone C della Lega Pro. Il match si è chiuso quindi 2-0 a favore degli uomini di Lerda che non hanno lasciato scampo agli Amaranto. Concludiamo per oggi e arrivederci alla prossima settimana con 7 News. Buongiorno.